Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 3 maggio 1000. No, scusate, 9 gennaio 1920, volume 12. Stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno e portandomi innanzi alla Maestà Suprema dicevo: Eterna Maestà, vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo delle future, presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente.
Ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare le adorazioni di tutti. Vengo a riconoscerti a nome di tutti come creatore e dominatore assoluto di tutto. Vengo ad amarti per tutti e per ciascuno. Vengo a ricambiarti in amore per tutti a motivo di ogni cosa creata in cui hai messo tanto amore che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore. Ma io nel tuo volere trovo questo amore. E volendo che il mio amore, come gli altri atti, sia completo, pieno e per tutti, sono venuta perciò nel tuo volere dove tutto è immenso ed eterno e trovo amore per poterti amare per tutti. Quindi ti amo per ogni stella che hai creato. Ti amo per quanti raggi di luce e per quanta intensità di calore hai messo nel sole. Ora, mentre ciò facevo, prosegue Luisa, un pensiero mi ha detto: come va e in che modo nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi di amore verso la creatura? Ed una luce ha risposto al mio pensiero: certo, figlia mia, che in ogni cosa creata il mio amore si riversava a torrenti verso la creatura. Te lo dissi altrove e te lo confermo ora, che mentre il mio amore increato creava il sole, vi metteva oceani d'amore, ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano e tutto, il mio amore correva alla creatura e quasi percuotendole dolcemente l'occhio, la mano, il passo, la bocca, le davo il mio bacio eterno e le porgevo il mio amore. Insieme alla luce corre il calore, percuotendola un po' più forte e quasi impaziente dell'amore della creatura, fino a dardeggiarla, le ripeto più forte il mio ti amo eterno. E se il sole con la sua luce e calore feconda le piante, è il mio amore che corre a nutrire l'uomo. E se ho disteso il cielo sul capo dell'uomo tempestandolo di stelle, è stato il mio amore, che volendo allietare l'occhio dell'uomo anche di notte, gli dice in ogni scintillio di stella il mio ti amo. Sicché ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo, e se ciò non fosse, la creazione non avrebbe nessuno scopo. Ma io non faccio nulla senza scopo, tutto è stato fatto per l'uomo, ma l'uomo non lo riconosce. E si è cambiato per me in dolore. Perciò, figlia mia, se vuoi lenire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere e a nome di tutti dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutto. Preghiamo allora con Luisa. Mio Gesù, voglio amarti e voglio tanto amore da supplire l'amore di tutte le generazioni che sono state e che ci saranno. Ma chi può darmi tanto amore da poterti amare per tutti? Amore mio, nel tuo volere c'è la forza creatrice. Quindi nel tuo volere voglio io stessa creare tanto amore da supplire e sorpassare l'amore di tutti e per tutto ciò che tutte le creature sono obbligate a dare a Dio come nostro creatore. E ancora, amore mio, nel tuo volere trovo tutte le generazioni, ed io a nome di tutta l'umana famiglia ti adoro, ti bacio, ti riparo per tutti. Le tue piaghe, il tuo sangue lo do a tutti affinché tutti trovino la loro salvezza. E se le anime perdute non possono più fruire del tuo santissimo sangue né amarti, lo prendo io per loro per fare io ciò che dovrebbero fare loro. Il tuo amore non voglio che resti defraudato in nulla da parte delle creature. Per tutti voglio supplire, ripararti, amarti dal primo fino all'ultimo uomo. Ora, in questa meditazione che è molto molto bella, Gesù spiega di fatto come si fanno, ecco, i giri, i famosi giri nel fiat creante, come si fanno e a che servono soprattutto. E le preghiere conclusive fatte da Luisa, che poi certamente useremo anche come preghiera finale al termine di questa meditazione. Sapete che la meditazione ha sempre un momento di preparazione, un'invocazione, e poi la lettura, appunto la riflessione su quanto si è letto, poi un colloquio intimo, che chiaramente si può anche prolungare al di là dei tempi. Un proposito, una preghiera conclusiva, insomma, no? Quindi possiamo usare queste splendide preghiere come conclusione della meditazione di oggi. Come
Qui c'era già Luisa, che stava già facendo insomma un giro, no? E stavo pregando e col pensiero mi fondevo nel volere eterno, dice, e portandomi innanzi alla Messa Suprema, dicevo. Sono queste, ripeto, operazioni prettamente spirituali, d'accordo? Noi non possiamo andare evidentemente dinanzi alla Maestà Suprema che abita nel cielo empireo, non abbiamo nessun potere di arrivare fino lassù realmente, no? Possiamo però arrivarci. Come? Ecco, con la nostra preghiera, con un atto della nostra volontà, appunto che è l'atto di fusione con il volere eterno. E quando ci si fonde con il volere eterno, ci si trova davanti a Dio, lì si cominciano a porre in essere, appunto perché ci troviamo nella divina volontà e quindi in un mondo che abbraccia in sé tutto, in generale e in particolare, allora è possibile, attraverso il concorso della nostra umanità, compiere questi atti che sembrano, come dire, ma che sarà mai, ma hanno un valore immenso dinanzi a Dio. Vedi, ai tuoi piedi santissimi, comincia a dire, voglio suggellare le adorazioni di tutti, dopo aver detto che a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo delle future, presenti e passate generazioni, vengo ad adorarti ai tuoi piedi profondamente. Quindi, come abbiamo visto nelle meditazioni precedenti, fare questo atto significa riparare per tutti gli uomini ingrati che non adorano Dio, non amano Dio, non ringraziano Dio, non benedicono Dio. Sapete che siamo nel centenario di Fatima, no? Pochi conoscono bene le apparizioni di Fatima, ancora meno conoscono gli antefatti delle apparizioni di Fatima, cioè l'apparizione dell'angelo del Portogallo, che venne ad insegnare fondamentalmente due preghiere molto, molto efficaci e riparatrici, che noi dobbiamo imparare chiaramente a fare nel divin volere, quindi fonderci prima con la divina volontà e poi elevarle a Dio, no? Ma mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, è un atto di riparazione. E ancora più grande la seconda preghiera, no? Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, attenzione, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui gli stessi ho offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori, no? Quindi, quello che ci rivela il divin volere è che Dio è in atto ininterrotto di amore verso l'uomo e che ha disseminato in ogni ente creato dal più grande come il sole, dal cielo, dalle stelle, così come nella minima fogliolina d'erba, un ti amo per l'uomo. Il cuore di questa meditazione è l'uomo però non lo riconosce tutto questo e si è cambiato per me in dolore. Noi abbiamo soltanto semplicemente pensare per farci una vaga e lontana idea del dolore di Dio, perché dobbiamo assolutamente parlare in questi termini, anche se creano qualche piccolo problemino teologico, insomma, no? Però l'uomo non lo riconosce, per me si è cambiato in dolore, sono parole di Gesù, no? E anche tutte quante i fenomeni di lacrimazioni, per esempio tutte quante le lacrimazioni mariane, no? E ce ne sono alcune che sono riconosciute dalla Chiesa Cattolica, quindi la Madonna ha veramente pianto e lacrimato, lacrime umane o a volte lacrime di sangue. Allora noi non possiamo, quando entriamo nel mondo dell'Altissimo, e accostarsi a fare domande di questo genere, che sono domande sataniche, no? A mio avviso, cioè, ma come mai che la Madonna che sta in paradiso e che è stata assunta in cielo in anima e in corpo e che gode, che è pienamente beata, piange? Allora gode o non gode? Queste sono domande, ecco, sbagliate. Nel senso che quando ci accostiamo a Dio dobbiamo avere sempre una grandissima umiltà, grande umiltà.
Nel senso che noi non abbiamo un'idea adeguata dell'Altissimo, certamente noi dobbiamo e possiamo dobbiamo affermare che la Madonna è beatissima in cielo, ma che questa beatitudine non la, come dire, non la distoglie dal pensiero per noi uomini. E se l'umanità va alla rovina, non è che lei se ne sta in cielo e pensa di affari suoi e dice chi se ne importa, piange lacrime di sangue, capite? Così certamente che Dio l'Altissimo è assolutamente eternamente felice, imperturbabile e parlando propriamente, non può essere, come dire, scosso o turbato dall'azione di un piccolo uomo, capite? Però, siccome quest'uomo Dio lo ama e ha fatto tutto per suo amore, vedere tanta ingratitudine, che non è soltanto un problema di mancata risposta personale all'amore di Dio, ma è anche un vedere l'uomo che cammina verso la propria rovina. Perché se noi non riconosciamo l'amore di Dio e ti amo di Dio, non lo ricambiamo, non entreremo in questo orizzonte di vita assolutamente felice anche in questo mondo, la cui perfezione, come sappiamo, è l'ingresso nel regno del divin volere, che ci permette di fare tutto con la massima perfezione possibile e di dare a Dio la massima gloria che gli è dovuta, no? Ecco. Allora, c'è questa realtà, quindi il non. E quindi per questo che ho detto diverse volte, dice, molta gente dice, ma sono entrato nel regno del divin volere, che cosa devo fare? Devo fare gli atti, devo fare i giri, certo, devi fare gli atti e devi fare i giri, ma la prima cosa che noi dobbiamo cominciare a saper fare, non mi stancherò mai di ripeterlo, è riconoscere dappertutto i segni dell'amore di Dio, i ti amo di Dio, i ti amo che sono assoluti in tutte le cose create e che sono anche presenti e visibili in tutto ciò che ci circonda. Cioè, il regno della divina volontà rappresenta proprio un passaggio, una Pasqua, direbbero in senso etimologico proprio, no? Tipo Pasqua ebraico, quindi passaggio del Mar Rosso, quindi c'è un mondo che ce lo lasciamo alle spalle, è un mondo che si apre, ci lasciamo alle spalle il mondo del lamento, il mondo dei seguaci del nano brontolo, d'accordo? Il mondo di chi vede sempre tutto nero, il mondo di chi non vede l'amore di Dio da nessuna parte, il mondo di chi sta sempre a lamentarsi, che quando si rivolge al Signore soltanto per chiedergli di fare la propria volontà, e guai al Signore se si azzarda a non farlo, perché se non fai la volontà mia non ti prego più, non vado più a messa e tutte quante queste sciocchezze qui, no? Questo è il mondo dell'umano volere, che non ci appartiene più. Nel regno del divin volere noi stiamo occupati anzitutto nel riconoscimento di questo amore di Dio. Ecco, poi che cos'è il giro nel fiat creante, nel fiat redimente, ma anche le ore della passione? Cosa sono se non un riconoscere, scusate, l'infinito amore che Gesù ha manifestato per noi nella passione e ricevere tra l'altro in bocca nostra gli affetti, i sentimenti, tutti quanti i baci che vengono dati alla bocca di Gesù, agli occhi di Gesù, alle orecchie di Gesù, alle mani di Gesù, cioè, è un ringraziarlo, è un ricambiarlo con l'amore che gli è dovuto per questo, no? Ecco, la vita nella divina volontà è vita tutta di amore, tutta. E quest'amore poi viene necessariamente riversato come un canale verso tutte le creature, tutte. Perché tu fai una meditazione come quella di oggi, cioè se Dio ha messo tutti quanti questi ti amo per amore dell'uomo, e dell'uomo intende ogni uomo, perché con uomo si intende la razza umana che è poi concretizzata nei singoli individui che la compongono. Non esiste nessun'anima che Dio non ami, non esiste. E quindi il mio compito, che cos'è? Ecco perché Gesù dice che il comandamento più grande, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, è far accorgere alla persona anche attraverso il mio amore che l'amore esiste e che Dio ci ama. Cioè, voi sapete che tante volte si dice in giro addio amore, addio misericordia, questi discorsi sono a volte triti, ritriti, quella che viene chiamata un po' dispregiativamente aria fritta, no? O a volte addirittura vengono travisati e scambiati come ah sì, siccome Dio è amore e misericordia, bene, faccio tutto quello che mi pare, tanto a lui qualunque cosa faccio gli va sempre bene, eccetera, no?
Ecco, queste caricature, ecco, di una cosa così bella e così grande come l'amore di Dio, dobbiamo assolutamente lasciarle da parte, no? Quindi scrollarci di dosso e avere alle spalle. Invece dobbiamo entrare in una scoperta, attiva, profonda, vera, forte e dinamica, esistenziale e profonda di questo amore di Dio. Quindi, innanzitutto riconoscerlo. D'accordo? Guardarlo, imparare, quindi sforzi, cioè comincia, dice che devo fare, va in giro, affacciati la mattina, è sorto il sole, prendi il ti amo di Dio, guardi, alzi gli occhi la sera, vedi la luna, vedi le stelle, prendi il ti amo di Dio, senti il canto di un uccellino, prendi il ti amo di Dio, vedi un albero, prendi il ti amo di Dio, c'è un fiore sul terrazzo, prendi il ti amo di Dio, vedi una montagna adesso che è stata in vacanza, prendi il ti amo di Dio. Pensate a come gli uomini profanano. Stai al mare, vedi lo spettacolo del mare, prendi il ti amo di Dio, non guardare tutte quante le oscenità che si commettono al mare oggi, purtroppo, perché poi vedete che gli uomini imbrattano, proprio sono maestri non soltanto a acchiappare, no? C'è questo termine, a prendere, a succhiare tutto, dimenticandosi completamente di chi gliel'ha donato senza dirgli grazie, no? Ma succhiano, sporcano e imbrattano. Ma la quasi totalità degli uomini. Io sono un prete, a me personalmente il mare piacerebbe tantissimo, a me piace il mare, piace tantissimo, d'accordo? Ma mi rendo perfettamente conto in coscienza che per come sono ridotte le spiagge oggi, a me sembra che la spiaggia non sia posto per un prete, per cui sono anni che non ci metto piede. Rinuncio. Devo rinunciare perché a causa del fatto che gli uomini frequentano malamente la spiaggia. E per me che sono un prete la spiaggia diventa, come dire, se non un'occasione di peccato, perché qualora un prete fosse così santo da essere puro e quindi da essere capace di non guardare o di vedere senza guardare tutto quanto lo schifezza che sta intorno, è comunque un ambiente, come dire, che ci sta a fare un prete in mezzo a certe spiagge dove ci stanno certi spettacoli che non si possono proprio guardare. E questo perché l'uomo imbratta. Allora, riconosciuto il ti amo di Dio, bisogna innanzitutto ricambiarlo personalmente, cioè, capite? Dirgli, lo ricevo il mio ti amo, e ti amo, ti ringrazio Signore per questa cosa che hai fatto, per questa cosa meravigliosa, ti ringrazio del tuo ti amo, ti ringrazio delle cure che tu hai nei miei confronti, le ricambio, ti amo anch'io, guardate che bello qui, ti adoro, ti bacio, ecco. I baci si devono dare all'Altissimo, baciarlo addirittura abbiamo visto nei giorni scorsi nella Divina Volontà, anche ricevere i suoi baci che sono continui, dovunque noi ci giriamo, baci d'amore, il bacio è il linguaggio dell'amore per antonomasia, d'accordo? Dell'amore puro, tra l'altro, dell'amore santo. Ma non basta ricambiare, bisogna anche... mettere il nostro ti amo, questo è il secondo passaggio del giro, nella creatura. Cioè, il sole è stato creato da Dio come un ti amo per noi, ma il sole non è una creatura intelligente, quindi che può dare a Dio, restituire a Dio, ricambiare a Dio l'amore con cui è stato creato. Ma io che lo vedo nel beneficio del suo calore e dei suoi raggi di luce, lo posso fare. E quindi il secondo step è non soltanto io ricambio il tuo amore con il mio amore verso di te, ma io metto il mio ti amo in quella creatura, come se volessi ricambiarti l'amore con cui hai creato quella creatura nella creatura stessa. Quindi lo metto nel sole, lo metto nelle stelle, lo metto nel cielo, lo metto nel trillo dell'uccellino, lo metto nell'acqua del mare. Lo metto nell'acqua che bevo, lo metto nell'acqua che scorre dal lavandino, lo metto nelle sorgenti, lo metto nei fiumi, lo metto nei laghi, lo metto negli alberi, dove volete. Questo è il secondo step, molto gradito al Signore, no? In effetti, pensate a... Questo la Chiesa lo fa nella sua sapienza. Cosa sono le lodi mattutine, specialmente alcuni salmi, quelli che per chi usa la liturgia delle ore, quelli della domenica sono soprattutto, no? Benedite per tutto il Signore, lodatelo e esaltatelo nei secoli. Allora, angeli del Signore, benedite il Signore, voi cieli, benedite il Signore, acque tutte che siete sopra i cieli, potenze tutte, sole e luna, benedite il Signore, stelle del cielo, benedite il Signore, piogge rugiada, benedite il Signore, venti tutti, benedite il Signore.
Che cosa sono queste qui? È un dare voce da parte nostra al creato, capite? È bellissimo. Questa è la figura. I salmi sono dell'Antico Testamento, quindi questa sapienza, vedete come la divina volontà si trova nascosta e scorre ovviamente in tutta la rivelazione. C'era l'Antico Testamento, i salmi sono ispirati, sono stati scritti la maggioranza da Davide o comunque tutti da autori dell'Antico Testamento. I salmi di lode sono una cosa stupenda, no? E quindi noi prestiamo la voce alla creazione per ricambiare il ti amo con cui Dio l'ha creata. E poi c'è il terzo step, quello che qui nella meditazione di oggi è quello più è evidenziato, no? E perciò, figlia mia, se vuoi venire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere e a nome di tutti dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutto. Alla fine della preghiera dice addirittura per quelli che si sono dannati, chi è il dannato? Il dannato è il, potremmo chiamarlo, il non riconoscitore dell'amore di Dio fino all'ultimo. Potremmo definirlo così. E tanto è vero che la Madonna, in una delle apparizioni a Medjugorje, tanto per non fare differente, come dire, nomi, fermo sempre restando, che vale anche per i discorsi di Luisa, la sottomissione al giudizio della Chiesa, di ciò che dirà, ma chiama, i non credenti e i peccatori, quelli che non conoscono l'amore di Dio. Capite quanto è profonda questa espressione? Perché se tu non parti, non, il primo moto è questo, è questo, è riconoscere che tu sei circondato dal ti amo di Dio e che chiaramente la tua anima è un capolavoro dell'Altissimo, quindi la tua anima è, come dire, l'uomo è, cioè mentre tutto quanto è creato è, come dire, in vista dell'uomo, l'uomo è da Dio amato in quanto sua creatura, come dire, per se stesso, perché è sua immagine, perché è sua proprietà, perché è qualcosa che gli appartiene, perché è un riflesso di sé, un riflesso, attenzione, non una parte di sé. Noi non siamo panteisti, né tantomeno immanentisti o emanazionisti, perdonatemi insomma questi termini, no? Noi siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo una piccola scintilla, un riflesso di ciò che Lui è, che si distribuisce in tutte le anime create, che non si distribuisce sbagliato, che si riflette in tutte le anime create. E tutto quanto questo amore non riconosciuto, violato, qualcuno lo deve. Lo deve ricambiare e nella divina volontà non ci vuole niente, d'accordo? Perché io entro nel divin volere, ecco cosa significava quando Luisa diceva sono nel mio solito stato e mi stavo fondendo col divino volere. Perché? Perché se tu fai questa azione, dici un ti amo a Dio, quel ti amo raggiunge gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo e ripara per tutti. Per tutti voglio supplire, ripararti, amarti dal primo fino all'ultimo uomo. E come abbiamo visto nelle meditazioni precedenti, e poi ci fermiamo, cosa ha fatto Gesù e cosa ha fatto la Divina Maria nella sua vita terrena, questo, in tutti gli atti che faceva, stava rifacendo tutti quanti gli atti degli uomini, stavano amando per tutti, stavano lodando per tutti, stavano benedicendo per tutti, stavano riparando per tutti. Stavano glorificando Dio per tutti e in tutto ciò che facevano. Quindi questa è una vita completamente di cielo, questa qui, una vita celeste. È una vita immersa nell'amore, un amore che non è più, come dire, un, ecco, aria fritta, d'accordo? Un discorso solito, retorico, ecco, noioso, ecco, che sembra proprio. A volte quando uno non sa che dire ci mette sempre di mezzo l'amore, che tanto quello c'ha sempre spazio, no? No, ma diventa una realtà viva, vissuta, percepita, ricambiata, ecco, in questo modo assolutamente divino e meraviglioso. Ecco, facciamo questo minuto di silenzio solido e poi concludiamo riprendendo queste preghiere, la nostra meditazione.
Mio Gesù, voglio amarti e voglio tanto amore da supplire all'amore di tutte le generazioni che sono state e che ci saranno, ma chi può darmi tanto amore da poterti amare per tutti? Amore mio, nel tuo volere c'è la forza creatrice, quindi nel tuo volere voglio io stesso creare tanto amore da supplire e sorpassare l'amore di tutti e per tutto ciò che tutte le creature sono obbligate a dare a Dio come nostro creatore. Come proposito di oggi è evidente di ricordare, ecco, di avere questo impegno. Ecco. Fai in modo oggi di farti attento ai segni dell'amore di Dio che ti circondano. E se puoi, cerca di fare qualche giro nel Fiat creante, nel Fiat redimente, nel Fiat santificante, cioè nelle cose che ti circondano e nei doni che Dio ti fa direttamente nella tua anima o attraverso le persone che ti circondano, la parrocchia, non so, il parroco, il gruppo, il movimento, quello che uno desidera. Prendiamo anche come già giaculatoria un'espressione che abbiamo sentito nella seconda preghiera fatta da Luisa e con questa concludiamo. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, nel tuo volere ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Amore mio, ti adoro, ti bacio e ti riparo per tutti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della divina volontà, della Beata Sempre Vergine Maria, Madre Regina della divina volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello della sua potenza, per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in pieno nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica in pieno nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunica in pieno nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.